Buongiorno ragazzi, oggi vi intrattengo con un piccolo tutorial. Chi segue i miei vlog, che linko qui sopra, saprà bene che martedì 8, cioè oggi, io sono a Barcellona e quindi, non volendo lasciarvi senza video del martedì, ho pensato di realizzare questo piccolo tutorial che spero possa esservi utile anche a voi. Allora, in cosa consiste? Io ho una vecchia macchina fotografica, una Nikon D80 Reflex del 2006, come anno di inizio produzione, ha un sensore a 10 megapixel, è ancora una buonissima macchina fotografica per fare fotografie, e non ha la funzionalità video, però insomma, ripeto, è una macchina fotografica ancora buona e onestamente ci faccio foto e vengono bene. E qual è il problema? Il problema è che non ha funzionalità timelapse, non ha una funzionalità, un programma interno per realizzare timelapse, e sapete benissimo che io di timelapse ne faccio veramente tanti. Quindi ho acquistato da terze parti su Amazon questo telecomando per fare timelapse. È un telecomando di produzione cinese, qualità piuttosto buona, costa, lo si trova dai 10 ai 20, 25 euro. E ha appunto, è un intervallometro, quindi è possibile programmarlo sia per fare timelapse, sia per fare le fotografie al cielo stellato, quindi dove bisogna tenere aperto il diaframma per un sacco di tempo. Insomma, tutte queste varie funzionalità che la macchina fotografica in sé non avrebbe. La particolarità di questo telecomando è anche che è compatibile fondamentalmente con tantissime reflex. Il telecomando rimane sempre lo stesso, quello che cambia quando vi mandano il kit è il cavetto di connessione, perché alla fine non è altro che un aggeggio che manda un impulso alla macchina fotografica, apri e chiudi a determinati momenti temporali, in base appunto alla programmazione interna del telecomando. Vi linko comunque dove acquistarlo su Amazon sotto in descrizione. Qual è il problema di questo telecomando? Il problema di questo telecomando è che non ha la funzionalità on e off, e voi direte, eh? È un telecomando completo, funzionale, ha un sacco di funzioni, è facile da usare se siete dei fotografi, quantomeno dilettanti come sono io, ma questa dannata funzionalità del on e off manca, ovvero per accenderlo e spegnerlo bisogna mettere e togliere le batterie. Se lasciate le batterie inserite, il telecomando, io adesso ci ho messo una plastica per non fargli fare contatto, il telecomando fondamentalmente rimane acceso sempre, con conseguente scaricamento di batterie. Quindi in cosa consiste il tutorial di oggi? Nel applicare a questo telecomando un piccolo interruttore on-off, come vedete qui, questo, che fondamentalmente starà a ponte tra la batteria e il circuito del telecomando, dando e togliendo alimentazione quando necessario. Bene, per questo tutorial ci servirà il telecomando, ovviamente, un cacciavite con punta a stella piccola, un saldatore o stagnatore, a dir si voglia, dello stagno, ovviamente, del banale cavetto di rame elettrico, una piccola guaina termorestringente, o eventualmente potete utilizzare anche un banale nastro isolante, una pistola per colla a caldo, forbice e taglierino cutter, e ovviamente il piccolo interruttore che dovremo andare a montare sul telecomando. Ovviamente questa operazione andrà ad invalidare la garanzia del telecomando, quindi se l'avete comprato su Amazon, come ho fatto io, non potrete più restituirlo. Si sa comunque che su prodotti cinesi come questo qui non è molto facile avvalersi della garanzia, anche se Amazon di solito aiuta in questo. Sappiatelo. Bene, incominciamo. Per prima cosa dovremo smontare il telecomando. Apriamo lo scomparto batterie, togliamo le batterie e lungo il perimetro del telecomando troveremo una, due, tre, 4, 5 e 6 viti da svitare. Apriamo ora il telecomando, semplicemente sollevando il coperchio. Possiamo notare tutta una serie di circuiti stampati e un cavo di connessione, questo.
Per staccarlo, semplicemente agganciatelo con le unghie e sfilatelo gentilmente verso l'esterno. Il prossimo step è quello di smontare questa scheda dal suo alloggiamento. Per farlo dovremo svitare le viti, questa color metallo, questa, questa e questa. Sfiliamo ora questi due tappini di plastica. Ora possiamo alzare la scheda. Ora, per prima cosa andiamo a togliere il polo che porta al positivo sulla scheda, togliendo lo stagno qui. Eccolo qui. Andiamo ora a modificare la curvatura di questo affarino. Spegniamo ora un pochino il cavo e andiamolo a stagnare sulla piccola molla. In questa maniera. Applichiamo poi quindi un pezzo di guaina termorestringente. Possiamo ora rimontare la scheda. Posizioniamo ora il cavetto e cerchiamo di calcolare correttamente le distanze. Tagliamo quindi il cavetto, spegliamolo e colleghiamolo all'interruttore. Non dimentichiamo di far passare prima la termorestringente all'interno del cavetto. Chiudiamo poi tutto con la termorestringente. Ritagliamo ora un altro pezzetto di cavo, più o meno della stessa lunghezza. Mettiamo un po' di stagno e andiamo a connetterlo a questo secondo pin. Passiamo ora un pezzetto di termorestringente per chiudere pure questo collegamento. Andiamo ora a togliere questo pin superfluo. Posizioniamo ora il tutto nella sua cavità. Ci resterà ora da saldare l'ultima parte del cavetto qui, all'arrivo del positivo della scheda. Ok, nonostante l'eccesso di stagno, il tutto è saldato. Andiamo a posizionare l'interruttore nella posizione desiderata. Segniamo con il cutter dove effettuare il taglio per bucare lo chassis del telecomando. Ho effettuato questi due piccoli segni. Ora vado a tagliare via una piccola porzione di plastica. Fatto ciò, segniamo alla stessa maniera il guscio inferiore. Fatto anche questo, ora dovremo mettere un punto di colla per tenere in posizione l'interruttore. In questo caso ho preferito utilizzare un po' di Super Attack, ma potete utilizzare voi tranquillamente della colla a caldo. Teniamo tutto in posizione per fissare bene. Ora possiamo riposizionare la parte alta del guscio. Ricordiamoci di ricollegare il connettore. Rimettiamo ora le varie viti nella loro sede. Ora non
non ci resterà altro che posizionare le batterie e vedere se tutto funziona. Come potete vedere, il telecomando funziona perfettamente. Abbiamo aggiunto la funzionalità on-off mediante appunto il nostro interruttorino. Bene, il tutorial è finito e spero vi sia stato utile. Nel frattempo si è fatta sera e niente, non posso far altro che chiedere di iscrivervi al canale, mettermi il like al video e, se vi risulta utile, condividerlo con i vostri amici. E vi ricordo di guardare i miei vlog qui sopra e alla prossima, bye bye! Thank you.